Bowser Round 4. Chi vince va in top. Non dico 16. Dovrei controllare, sai. Fatemi controllare, ragazzi. Questa gara per la top. Sì, top 16, ragazzi, credo. Veramente buono. Il sogno di Tenza per la top 16. Diciamo. Oddio! Che peccato, mi dispiace tantissimo per Federico qua. Vabbè, dai, si ritorna a giocare al neutral. Fame d'oro, questo vantaggio, riusciamo a ottenerlo. Oh, bella. Oh, però bella tech chase, anche se non ha fatto niente. Però mi stack. Tecnicamente è una tech chase, quindi sì. Vedi come veramente crispa qua oggi, Fede. Sembra di poter recuperare se continua così. Fame d'oro. Oh. Perde lo stage control grazie a quel dash attack, era veramente rischioso, però il dash attack di Wolf lo dirò sempre veramente buono. Anche quello di Joker è buono, però quello di Wolf è veramente buono. Tra i migliori nel gioco, top 10 sicuro. Come mai hai due stream? Guarda Stimpy, le Mao. Perché uno è su Smash Bros. Italia e uno su Market Junk Crew. E dato che abbiamo due capture card non le volevamo sprecare e abbiamo una stream per ognuno. Anche perché il torneo è di 64 persone. Chi è il caster? Sono io, Raffo Baffo. Mi trovi anche su altri video su Market Junk Crew, mi sa. Anche se non casto troppo, ma qualche volta mi trovi, dai. Comunque sì, adesso su una stream di Smash Bros. Italia sono i stream veramente grossi, mentre qua ci sono quelli... Tipo se qualcuno vuole vedere, che ne so, qualcuno che conosce che vuole vedere, che magari non vorrebbe tipo perdere completamente il match, si guarda qua. Adesso qua Federico e Fame d'oro stanno giocando. Comunque casto da solo, credo. Cioè alcune volte viene Supreme, che è quello che usa Bowser. O meglio, ci sono 7 Bowser in sto torneo, quindi non so se è molto specifico, però si chiama Supreme. E alcune volte viene a castare con me, quindi se sentite una seconda voce è lui. Federico. Che purtroppo con quello CD è andato veramente male, ma... Oh! Sta venendo promettente per i prossimi game, dato che veramente... se non faceva quell'SD poteva veramente farcela. Ovvero non era un SD, è veramente una bella play da Fame d'oro che... Oh, attenzione! Dalla parte sbagliata lancia delle pistole, altrimenti potrebbe essere una kill molto facile. Se vede riesce a riportarla con zio Arsenno. Attenzione! Non killa, grazie. Oddio, quello è veramente bello. Bei reaction time, su magari se l'aspettava. Comunque è veramente fantastico da Fede, che finalmente riesce a portarla di nuovo a even, più o meno. Dai, direi che even. Che è veramente molto promettente, infatti te l'ho detto che Fede è on fire. Time's up, è veramente tempo scaduto, adesso ti distruggo Fame d'oro. Oh, però Fame d'oro cerca di tenere il suo vantaggio, infatti se continua così vince, anche se vede pian piano recupera. Non è lo sweet spot, però veramente buono. Peccato che era town, infatti come ho detto non è fantastico per entrare in PG. Oh, attenzione, è tilt. Abbiamo zio. Tutto a posto? Tutto a posto, questo è mezzo per la top 10. Oh, grande. Attenzione, Federico, 150 con lo zio Arsen. Riuscirà a fare qualcosa? Fame d'oro che cerca di tenere solida, anche leggermente saltando un po' in giro, camperando. Quasi. Dash sta completamente oddio, poteva finire con Asmash veramente facile là, poteva essere il game. No, ha aspettato veramente troppo là, Federico, doveva prendere un'opzione. Però, molto promettente per i prossimi game, dato che, come ho detto, mille volte, sei suicidato. Quindi, ha il potenziale di fartela tornare veramente tanto. Vediamo che bannano. Bannano Lylat. Battlefield. Ok, Lylat, Battlefield e Yoshi. Che vuol dire? Che... in mia opinione, sì, è quello che volevo più o meno. Stage molto buono per giocare, specialmente per qualcuno che sta tenendo stage control, dato che mi è uno stage molto piccolo. Incredibilmente l'apposto di Town and City, il che mi piace, perché Town and City è grosso. Smash Bros. È proprio piccolo, anche se le blast sono abbastanza grosse, ma più che altro è proprio dello stage che in sé che è grosso. Oddio, Fame d'oro, col DDD. Non con Wolf, ma con DDD, ragazzi.
Perché è veramente strano, perché Wolf non ha un matchup orribile, cioè è tipo un meno 0.5 contro il Joker o magari poco di più, però quindi è meno 2 facile, quindi non so cosa sta aspettando. Forse o sarà il suo main segreto. Però sembra che funzioni. Di in effetti è molto buono su Smash, dato che riesce a tenere lo stage control veramente bene. Quindi magari c'è una scelta veramente buona. Oh, Becker, Joker, che poteva sinceramente veramente pesante, quindi dubito che Becker ci sarà troppo in sto match. Col Nair per fare le città, che veramente io disapprovo, dato che spesso uso Becker. Io meno Joker, tra l'altro, se non sapevate. F-Tilt, adesso prendo stage control. Quello veramente brutto. Continua a prendere danno, vedete. F-Tilt, ho preso quasi 50 danno solo in quella interazione. Oh, quella era stata veramente fortunata, ma non è che non poteva fare molto in realtà, quindi ha legistrappato veramente bene. DDD è un legistrapping pazzesco quando si è usato bene. Noi purtroppo non abbiamo un DDD di Mark, abbiamo Juju che ottava sulla power ranking, che però usa Violet, non DDD, quindi main no, però se vuole un altro minimo almeno ce l'è. Il DD che abbiamo migliore qua in giro è il Marfo sicuro. Il Marfo usa il DD come se fosse il suo main, nonostante usi Wolf. E quindi veramente buono anche lui. Oh, attenzione! Vede? Con questa Edge Guard potrebbe prenderla. No, decide di fare l'extra invece di Edge Guard. Manca la grab. Ha un backer. Manda un nuovo stage. Con questa pressure. Manca il kill confirm. Kill confirm. Oh, non credo che era true, dato che forse aveva da shieldare, ma veramente buono. Però Federico, che sembra che DD funzioni bene proprio, dato che purtroppo o per fortuna sta avendo veramente problema di cantare con DDD allo stage control, dato che nonostante la per un molto tempo. Oh, attenzione ragazzi, DIA in con questi drag down, 60 di anno. Per colpa di questa DIA in. Io sinceramente disapprovo un bel po', dato che. Quello non si aspetta, quello troppo. Ah merda, devo aggiornare lo scores, perché non se non me l'ha ricordato? Scores, fammi vedere l'obiettivo. Scusate, sono scemo. Mamma mia. Madonna, un Baker 17, veramente. Un personaggio di cui devi avere paura se non stai giocarti contro, molta paura, specialmente all'edge. Attenzione, zio Arsene fuori. F-Tilt, poteva killare, F-Tilt è veramente, veramente forte, specialmente con Arsene. Mi ricordi a un BGX che è best of 5? Io l'ho già fatto. Questa qua è best of 5? No, 3. Ok. Quella nuova. Anche la mega gioco lo sanno? Oh, Becker, non killa, DDD è veramente pesante. Beh, io tra poco comincerei a far partire la manata. Sì, è quello che diceva che allora. Questo è. Oh, mancato, quella poteva essere veramente. Oh, DI out. Secondo me massimo in secondaria. Attenzione, 150. Non riesce a killare, Federico. No, non so però continua a fare molta molta pressure. Down throw invece di F-throw, che avrei fatto F-throw, credo. Forse sotto pressure, dato che alcune volte li faccio anche down throw al posto di F-throw. Quando sono sotto pressure. DD veramente, veramente pesante, ragazzi. Io vedo tipo, che ne so, top 10. No, io top. Non dico ragazzi, non sono di non dire che è top 5 pesante, che è veramente tanto. I due pesanti sono Bowser e poi King K. Rool. Quelli sono i super 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 heavy. Però DDD. Becker che ammazza 100 giusto giusto, purtroppo. Oh, per fortuna. Fammi prendere lo sto con DDD. Questa è da dove dobbiamo fare l'urna.